Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Kiev, che guerra è stata e che guerra sarà sulla base di quelle che sono state le tue altre esperienze passate? Ma è una guerra completamente diversa, primo per i protagonisti, gli attori che sono di tutt'altro tipo. Non è una guerra che continuiamo a dire ibrida o simmetrica, in realtà si scontrano, è una guerra classica dove si scontrano due eserciti, è una guerra come soprattutto in Europa non ne vedevamo da molto tempo. Quindi anche va seguita in un modo diverso rispetto a quelle che abbiamo seguito, per esempio, nei paesi arabi, in Medio Oriente, in Afghanistan, dove veramente avevamo un altro tipo di contrapposizione. È una guerra difficile da seguire per le dimensioni del paese, è una guerra difficile da seguire per la potenza di fuoco espressa e diciamo che sarà una guerra molto lunga, questo ce ne siamo resi conto tutti, anche se probabilmente possibilmente si potrà arrivare a delle tregue, delle soste, degli armistizi, ma questo fa pensare che ci possano essere scenari di diverso tipo, cioè dalla guerra con lo scontro aperto sul campo agli assedi alle città, che sono probabilmente anche l'incubo della difesa degli ucraini in questo momento. Francesco, hai detto di aver sentito l'odore della guerra, sia metaforicamente ma anche fisicamente. Che odore è? È un odore che arriva improvvisamente e che spazza le strade, cambia veramente il colore e la faccia delle persone e fa diventare città che sono normali, simili alle nostre, degli scenari improvvisamente di guerra. E questo colpisce soprattutto perché, questo colpisce noi perché Kiev è una città europea. Io ho visto Kiev, l'ho vista arrivare a Kiev la guerra. E una città europea, vedi come possa trasformarsi, come veramente i valori si ribaltino in poche ore di fronte a una guerra come questa. Grazie.